ci dice la formazione? No, non ve la dico. Insomma. Oggi si fa Bologna, è una partita difficile perché loro sono un brutto anno. Allora, noi abbiamo... ci mancano due punti per arrivare al secondo posto, è una situazione. E l'altra situazione è che mancano tre partite, poi iniziamo i playoff e abbiamo un paio di giocatori da inserire meglio. Perciò dobbiamo fare sicuramente un bel approccio mentale, questo qui che ci serve sia per il periodo e sia perché dobbiamo, come ho detto, inserire questi due giocatori. L'ho già detto, non esistono partite facili, perché poi le partite facili sono quelle che poi ti possono sconvolgere un pochettino la situazione. Cosa temi di Bologna? Un moto d'orgoglio, una reazione? No, allora il problema è che noi temiamo tutti, rispettiamo tutti, ma non abbiamo paura di nessuno, come è giusto che sia lo sport. E certe volte temo più che altro l'approccio della mia squadra, questa qua che è quello che ti fa, che mi ha dato un po' fastidio ultimamente nelle trasferte. Adesso puoi gestire molto meglio le rotazioni. Sì, non sono abituato ad avere problemi di abbondanza, onestamente, però è una situazione che inizierà, come ho detto, sono queste tre partite e poi ci sono i playoff, è logico che qualcuno avrà uno spazio più ridotto, però guardiamo in previsione alle partite ogni due giorni, con i viaggi e tutto, perciò coperti anche per un eventuale infortunio, questo è una cosa importante. Come sembra che il gruppo abbia assorbito i nuovi arrivi? Ma adesso il gruppo se li ha assorbiti bene, se non li ha assorbiti non li ha assorbirli, perché poi non c'è che molto tempo, però il nostro gruppo è sempre stato un gruppo molto quadrato, molto unito, e penso che per raggiungere anche certi risultati uno debba significare qualcosa. Vecinovic, come lo fa? Ha avuto modo di vederlo tre volte in allenamento? Sì, logicamente gli manca ancora un pochettino questo senso del gioco, cioè nelle spinte gli manca un pochettino questo mese di giocato, però ci abbiamo avanti tre settimane e poi penso che con le sue qualità tecniche possa superare mancanza fisica di condizioni. Già da domenica? Penso proprio di sì. Strano, e c'è risposta. Gli ha fatto sì, confermerai. Sì. Non ti faccio una domanda se voti Gnieschi o Cementi di nuovo Gordon. Che Gnieschi sta sfruttando queste due settimane che è avuto senza il campo per riposarsi, per fare quello che non ha fatto durante l'estate, catapultato dalla nazionale, spremuto, poi non ha avuto modo di fermarsi e ripartire, cosa che invece gli altri hanno fatto, può essere un'arma in più. Ma sicuramente questo è un giocatore di livello, fa parte della nostra squadra, è un giocatore che ha delle qualità tecniche superiori alla media ed è un giocatore che ci permetterà di raggiungere sicuramente, spero, quei risultati che vogliamo raggiungere tutti. Siamo un gruppo e sappiamo che toccherà a qualcuno, però andiamo dritti come un treno per il nostro risultato. Ultima cosa, sulla partita. Come intendi affrontare la partita? Come si fa a battere Bologna? Si fa giocando come con lo spirito che abbiamo fatto sicuramente contro Roma. Abbiamo patito un pochettino di tensione, però abbiamo fatto 26 assist, ci siamo mossi molto bene, non abbiamo avuto uno o due, come ci capitano, punte di diamante, ma più giocatori, e perciò questo qui è una cosa che penso che sarà importante sia per domenica, ma penso importante per il Bologna. Riferimento ai 7 giocatori in doppia cifra, di questo? Sì, i 7 giocatori sono in doppia cifra, è capitato, capiterà ancora, come capiterà che i nostri giocatori più in vista faranno un bottino elevato, perché sono loro quelli preposti ad avere più tiri, però abbiamo capito che
con questa partita dobbiamo passarci più la palla, e su questa cosa qui l'abbiamo fatto tutto l'anno, e nell'ultimo periodo delle ultime trasferte era successo un po' meno. Spero che siamo ritornati a essere la squadra che sta assieme e si muove la palla, si passa la palla senza egoismo. Questa è la cosa importante da avere la riprova in queste tre partite prima del gol. Grazie. Grazie a lei.